Uslow Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Radio Corso, atti e pareri, la tua bussola per l'esame di abilitazione. Con i nostri ospiti apprenderai le tecniche di redazione, approfondirai la giurisprudenza più calda, risolvendo le questioni giuridiche papabili in vista della temuta tre giorni. Sta per iniziare Radio Corso, atti e pareri. Apriamo quest'oggi il radiocorso Atti e Pareri, rivolto a tutti i praticanti nell'intento di offrire, in dosi contenute, le linee guida e gli accorgimenti utili in vista del prossimo dicembre. Prima di aprire ufficialmente la seduta, si consiglia caldamente di provvedere già da ora a munirsi di sana pazienza ed essere propositivi, lasciando perdere amuleti o ricette della nonna. L'esame di abilitazione è profondamente cambiato ed ancora muterà, e noi siamo qui per informare e infondere coraggio alle giovani generazioni di giuristi che popoleranno questa categoria professionale, indispensabile per ogni democrazia che si rispetti. Non ci resta che iniziare. Queste le regole d'ingaggio: leggere articoli giuridici, soprattutto le cosiddette note a sentenza, rinvenibili in quantità sia su carta stampata che online. Iniziare sin da ora al dedicare appuntamenti fissi con l'ars scribendi per vincere la paura del foglio bianco e curare la grafia, aspetto questo da sempre sottovalutato. Oggi ci occuperemo del parere, questo sconosciuto ai più, di cui voi diverrete di qui a poco massimi esperti. Punto primo: il parere è una risposta. È la risposta che il legale propone al proprio cliente, mediante la quale spiega come risolvere il quesito di diritto. Il parere è funzionale a risolvere il caso solo se l'attento giurista individua quale scopo il proprio assistito intenda raggiungere e contemperando lo stesso con gli strumenti che l'ordinamento predispone. Fondamentale allora diviene l'analisi della traccia d'esame. Punto secondo, l'individuazione del quesito risolutivo si ottiene mediante due preliminari attività: lettura approfondita della traccia ed attività di brainstorming. Uslow Web Radio, la voce dell'avvocatura. Scarica la nostra app Uslow Web Radio per Apple e Android. Ora non ci resta che occuparci della struttura del parere. Se il parere è una risposta argomentata, allora è chiaro che la redazione dello stesso deve seguire una struttura diretta ad esplicitare l'iter giuridico che il candidato deve seguire per addivenire alla risoluzione della questione di diritto. La questione di diritto è l'interrogativo che deve guidare l'aspirante avvocato nella stesura della propria risposta. Pertanto, a seguito della lettura della traccia e dopo aver annotato su un foglio gli istituti che vengono in rilievo, occorre procedere con la predisposizione dello schema. Questo rappresenta la cartina di tornasole di tutto il parere, permettendo così di aver ben chiaro, passo dopo passo, ciò che bisogna trascrivere, rendendo coerente e riconducibile ad unico sistema tutto ciò che la traccia d'esame richiede. La struttura obbligatoria che il nostro elaborato deve contenere deve passare per i seguenti punti. Primo, l'esordio. Questo rappresenta la nostra carta d'intenti. Secondo, il riepilogo della vicenda sottoposta. Questa parte tende a selezionare i fatti rilevanti ai fini della risoluzione della questione. Terzo, la ricerca degli istituti generali. L'inquadramento, infatti, non può prescindere dalla individuazione dell'istituto di diritto valevole per il caso concreto. Punto quarto, la risposta ai quesiti individuati precedentemente. Questo è il nocciolo del nostro elaborato perché rappresenta il nostro asset difensivo. Quinto, la chiusura. La fase finale riepiloga quanto detto innanzi, rendendo organico il compito. Uslow Web Radio, la voce dell'avvocatura. Uslow Web Radio si ascolta anche tramite telefono. Come?
con la nuovissima applicazione Uslow Web Radio, che puoi scaricare dall'App Store e da Google Play. Con la nuova app di Uslow Web Radio c'è un nuovo modo di ascoltare la radio degli avvocati. Naviga tra le nostre pagine tematiche e approfondisci le materie che ti interessano di più. Puoi ascoltare, riascoltare, approfondire i temi della giustizia, cercare i contenuti e salvarli. La formazione professionale diventa smart. Avevi già scaricato l'applicazione? Per i dispositivi Apple fai l'aggiornamento. Per quelli Android devi cercare nello store la nuova app. Uslow Web Radio, la radio per gli avvocati. Da colleghi a colleghi, da oggi in tutti gli smartphone. www.webradiouslow.it www.webradiouslow.it. Passiamo ora ad occuparci direttamente della strutturazione del parere, partendo dall'esordio, ma non prima di aver ricapitolato rapidi i passaggi obbligatori da cui il nostro parere deve passare per essere sintetico e compendioso. La struttura del parere, così come gli scritti giuridici di commento, possiede una compagine che, attraverso il metodo deduttivo, impone al candidato di partire dalle norme rinvenienti dalla traccia, filtrando i fatti posti dalla stessa attraverso la cruna dell'opportuno addentellato normativo, conducendo così alla soluzione del caso. L'esordio, nostro biglietto da visita e strumento atto a sorprendere e destare dal letargo il correttore, anche se posto nell'incipit del nostro elaborato, deve necessariamente essere creato nella fase finale, per i motivi che presto si saranno chiariti. Ciò perché solo dopo aver analizzato la traccia d'esame ed individuato quale asset difensivo adottare, potremo introdurre il nostro prezioso parere, esplicitando già in prima battuta gli istituti giuridici che riteniamo pertinenti, predisponendo il correttore ad una lettura guidata in cui è già chiaro il binario entro cui veicoleremo la disamina della questione giuridica sottesa. Così ad esempio, qualora il nostro assistito subisca delle turbative nel proprio fondo, introdurremo il parere chiarendo che, nel caso in esame, ricorrendo sicuramente l'istituto della proprietà, non può non prescindersi nella soluzione della questione dall'utilizzo delle azioni reali che l'ordinamento predispone per la tutela del diritto dominicale. Ma deve avvertirsi che l'esordio è solo un piccolo periodo di una manciata di righe in cui predisponiamo i lavori ermeneutici del nostro parere. Pertanto si consiglia di essere sintetici, selezionando, come innanzidetto, solo i presupposti del nostro lavoro. Con riferimento al sopracitato assistito molestato nel godimento del proprio bene, un giusto modo di introdurre il tema potrebbe essere una introduzione del genere. Il parere richiesto, avente ad oggetto le turbative esterne arrecate al proprietario del fondo, impone di individuare tra le azioni reali la più efficace a garantire il godimento del dominus, inibendo attività moleste arrecate al solo scopo di nuocere. Ricordiamo infatti che l'esordio non deve essere un riassunto del nostro parere, ma semplicemente il giusto imbocco per chiarire al correttore l'ambito nel quale intendiamo muoverci per addivenire alla soluzione del caso sottoposto. Uslow Web Radio, la voce dell'avvocatura. Uslow Web Radio, www.webradiouslow.it, webradiouslow.it. Proseguiamo i lavori di strutturazione del parere ponendo l'attenzione al secondo punto di snodo del nostro elaborato, il riepilogo della vicenda sottoposta. Tale tappa obbligatoria merita il giusto approfondimento, in quanto, attraverso una corretta opera di selezione delle vicende fattuali, sarà possibile dare il giusto taglio al nostro responso. Molti, infatti, sulla base di un mal riposto sentore che il singolo commissario sia a conoscenza della traccia specifica, escludono dal proprio lavoro il riepilogo della vicenda, dando per scontato che lo scrutinatore conosca perfettamente i fatti di causa. Invece, il più delle volte,
il povero commissario è costretto a saltare da un parere all'altro, senza sapere su quale traccia l'aspirante avvocato si sia realmente cimentato. Nostro compito, pertanto, sarà ricapitolare la vicenda fattuale, ricordando che esiste un'enorme differenza tra l'omissione di una vicenda e la reinterpretazione ad uso e consumo del singolo candidato. Tornando a noi, il nostro elaborato deve avere la pretesa di essere completo, un'oasi in cui il correttore non solo rintracci l'iter logico-giuridico seguito, ma anche l'opportuno preambolo in cui abbeverarsi per ricordare i contorni della vicenda fattuale, da cui il nostro parere prende realmente le mosse. Così, dopo aver brillantemente iniziato il parere con il nostro esordio, chiarendo quali istituti giuridici vengono in rilievo, porremo la nostra attenzione alla ricostruzione del fatto, selezionando ed organizzando gli episodi di primario interesse. Così, qualora l'ipotetica traccia racconti le gesta di due improbabili rapinatori, colti con le mani nel sacco in un corridoio del supermarket GM sito in Cerignola, armati di una graffetta nell'intento di forzare il distributore di vivande, occorrerà selezionare i fatti salienti ed ordinarli al fine di presentare al commissario la giusta ricostruzione della vicenda in commento. Un giusto riepilogo, pertanto, potrebbe essere così trasposto sul nostro foglio bianco. Nel caso in esame, Tizio e Caio, nell'intento di appropriarsi delle vivande incluse in un distributore posto all'interno di un supermercato, mediante l'ausilio di uno strumento del tutto inidoneo al travisamento dello stesso, venivano individuati dal personale di vigilanza e, immediatamente dismettendo l'operazione furtiva, cercavano invano di guadagnare la fuga recandosi verso l'uscita. Uslo Web Radio 331 3097 852, www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android tutti i giorni. Concludiamo questo appuntamento con la celebre citazione di Piero Calamandrei: l'avvocato deve sapere in modo così discreto suggerire al giudice gli argomenti per dargli ragione da lasciarlo nella convinzione di averli trovati da sé. Nei prossimi appuntamenti ci soffermeremo sulle altre parti da cui il nostro brillante parere deve necessariamente passare. Alla prossima e restate sulle frequenze di Radio Corso Atti e Pareri. Ne sentirete e vedrete. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.